hardness. Ciao a tutti, io sono Gianni, benvenuti qui sul mio canale per questo nuovo video. Anche se qui sul tavolo vedete un pacco di DHL, questo non sarà un unboxing, quanto piuttosto un video su come vengono applicati dai Corrieri Espressi e in particolare da DHL i costi doganali sugli acquisti dall'estero e come fare per non dover pagare più del dovuto. Insomma, questa disavventura nasce purtroppo dalla mia passione per i mini PC Android e dall'impazienza nel provare uno dei nuovi processori dedicati al Smart TV che Amlogic ha rilasciato negli ultimi mesi. Processore che poi è stato utilizzato anche su di un TV Box che è contenuto in questo pacco e che ho deciso di acquistare dalla Cina perché l'ho trovato ad un prezzo decisamente vantaggioso. Siccome però eravamo sotto le feste natalizie e come ben sappiamo in questo periodo le spedizioni sono molto ma molto lente, ho preferito utilizzare il servizio espresso di DHL in modo da ricevere il pacco in 2 giorni. Considerate che il TV Box è costato un po' meno di 34 euro escluse le spese di spedizione e che da DHL mi sono stati richiesti ben 34 euro e 26 centesimi per oneri di sdoganamento, quindi più di quanto ho effettivamente pagato per il mini PC. Se vi state chiedendo come sia possibile, sappiate che me lo sono chiesto anch'io e ora se volete ve lo spiego. Prima di tutto però lasciate brevemente che vi illustri, per chi di voi non lo sapesse già, come vengono calcolati i costi all'importazione, che si dividono in 2 gruppi, l'IVA e i dazi. L'IVA è sempre applicata per qualunque acquisto superiore ai 22 euro, mentre i dazi si applicano solo se l'importo effettivamente pagato supera i 150 euro. Semplificando parecchio, la dogana per applicare questi costi si basa sulla documentazione allegata alla merce e in determinati casi, se sorgono dei dubbi, può esaminare il contenuto del pacco e procedere al ricalcolo. Questo perché molte volte viene dichiarato un valore minore rispetto a quanto effettivamente pagato, proprio per evitare di incorrere nell'applicazione sia dei dazi che dell'IVA. Nel mio caso DHL ha provveduto a presentare la bolletta doganale, che è questa qui, applicando come prezzo dell'articolo il valore che ho effettivamente pagato, quindi 33,79 euro. A questo poi dovevano essere aggiunti i costi di trasporto e qui nasce il problema, perché il negozio cinese non li ha indicati separatamente in fattura come avrebbe dovuto fare e allora DHL, utilizzando a loro dire degli importi forfettari, ha stimato dei costi di trasporto di ben 47,06 euro, che è la somma di queste due voci che vedete qui, nolo estero e nolo interno, che dovrebbero rappresentare i costi di trasporto dalla Cina alla dogana italiana e poi dalla dogana italiana fino all'indirizzo di consegna. Questi costi di trasporto poi sono stati aggiunti ai 33,79 euro che ho pagato per il TV Box e hanno portato così ad un imponibile di 80,85 euro, sul quale è stata calcolata l'IVA al 22%, per un totale di 17,79 euro. A questo importo è stato poi aggiunto un ulteriore supplemento da parte di DHL per l'assolvimento delle pratiche e per l'anticipazione degli oneri, che è pari al 2% degli oneri stessi, ovviamente più IVA, con un minimo però di 13,50 euro, che IVA compresa fanno 16,47 euro. Per cui totale dei costi all'importazione 34,26 euro, più di quanto ho effettivamente pagato per il TV Box. Vista questa cosa, ho naturalmente provato a sentire gli esperti di dogana che DHL mette a disposizione, che mi hanno semplicemente detto che lo store non ha indicato i costi di spedizione, per cui loro ovviamente non potevano conoscerli e quindi hanno applicato i costi forfettari. Al che io gli ho fatto notare che potevo dimostrare che i costi di spedizione non erano quelli, ma che in realtà si trattava di meno di 10 euro. Ma purtroppo sembra che se la merce è già stata svincolata e la spedizione accettata, ormai non c'è più niente da fare. Se anche voi avete avuto disavventure negli acquisti dall'estero, potete farmelo sapere qui sotto nei commenti, dove trovate anche il pulsantino per mettere un mi piace al video e per iscrivervi al canale. Detto questo, vi ringrazio per la visione e ci vediamo alla prossima. Ciao da Gianni.